Buongiorno da Edo, ieri c'è stato l'evento di Nvidia GTC, GPU Technology Conference, e naturalmente l'annuncio più atteso era quello sull'uscita della nuova generazione di GPU RTX, e come ci si aspettava è arrivato. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato la nuova architettura Ada Lovelace, chiamata così naturalmente per omaggiare il primo essere umano ad aver scritto un algoritmo, un proto-algoritmo, quella che è quindi considerata la prima programmatrice della storia. E ha introdotto i primi modelli che arriveranno sul mercato. GeForce RTX 4090 uscirà il 12 ottobre e RTX 4080 invece a novembre, quest'ultima in due modelli differenti, cosa che ha fatto alzare qualche sopracciglio, diciamo. Ancora nessuna notizia invece riguardo le fasce inferiori, quindi 4070-4060, mentre le schede della generazione 3000 continueranno a rimanere sul mercato. E certo, visto che hanno di nuovo i magazzini pieni dopo il crollo della richiesta da parte dei miner di criptovalute. Naturalmente ci sono tutti i grafici roboanti con promesse di prestazioni dalle 2 alle 4 volte superiori rispetto alla generazione precedente, tutti da provare sul campo naturalmente, e ovviamente i dettagli tecnici sul contenuto di queste nuove GPU con nome in codice AD102 per la 4090 e AD103 e 104 per la 4080, realizzate con processo a 4 nanometri da TSMC. Si parla di prestazioni nettamente superiori nel calcolo degli shader e in quello della luminosità e dei riflessi, quindi i nuovi core RT per il ray tracing e i nuovi Tensor Core per i calcoli di intelligenza artificiale con il nuovo Tensor Engine FP8. Ci sono poi due nuovi Nvidia encoders che dovrebbero ridurre fino alla metà i tempi di esportazione dei video e il supporto molto atteso e richiesto alla codifica e decodifica del codec AV1, il codec realizzato da Google, Mozilla e Cisco, che dovrebbe in futuro sostituire MPEG. Poi abbiamo naturalmente la nuova generazione di DLSS, Deep Learning Super Sampling, che in pratica è una tecnologia che sfruttando l'intelligenza artificiale migliora nettamente la resa grafica 3D senza gravare troppo sulla CPU, che già nelle precedenti generazioni aveva dato risultati notevoli. Questa volta DLSS, sfruttando i Tensor Core, riesce a generare degli interi frame di immagini in movimento, calcolando lo spostamento di pixel tra un'immagine e l'altra, tra un frame e l'altro, e quindi generando un intero frame totalmente nuovo da metterci in mezzo, aumentando così il numero totale di frame al secondo rispetto a quelli che la CPU sarebbe in grado di calcolare. Veniamo alle schede vere e proprie e alle note dolenti. La RTX 4090 è basata su GPU AD102 e dovrebbe garantire delle prestazioni da 2 a 4 volte superiori rispetto alla 3090, con lo stesso assorbimento a pieno carico, tra l'altro di 450 watt, ed è equipaggiata con 24 GB di memoria GDDR6X. Questa scheda, almeno nella versione Nvidia, quindi marcata Founders Edition, è disponibile dal 12 ottobre a un prezzo di 1979 euro in Italia. La RTX 4080 invece, come dicevo, arriva in due modelli. Sinceramente è una scelta di marketing un po' balorda, perché sono modelli che hanno architetture e prestazioni differenti, cosa che si riflette poi anche nel prezzo, eppure sono brandizzate entrambe 4080, invece di optare per una divisione più netta come 4080 e 4070. Comunque, la 4080 più potente monta la GPU AD103 con 16 GB di memoria GDDR6X e un TDP di 320 W e sarà disponibile da novembre a 1479 euro. Invece la 4080, più povera, ma mica tanto, arriva con la GPU AD104 e con 12 GB di memoria GDDR6X, peraltro con velocità di banda inferiore e un consumo massimo di 285 watt, e arriverà a un prezzo di 1109 euro. Questi prezzi naturalmente sono una bella doccia fredda per chi sperava nella normalizzazione del mercato dopo il disastro degli ultimi anni, e soprattutto alzano incredibilmente l'asticella dei prezzi base fissati dal produttore rispetto agli stessi modelli della generazione precedente. Poi Nvidia in conferenza stampa è stata un po' paraculo da questo punto di vista, perché alla domanda diretta sui prezzi ha risposto con l'aumento teorico delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, ma con riferimento ai prezzi non delle versioni che queste schede dovrebbero andare a sostituire, ma con i modelli di punta. Quindi per esempio ha comparato la 4080 alla 3090 Ti, che però era il modello appunto di punta. È chiaro che a ogni generazione si aspetta un incremento delle prestazioni, soprattutto se, come in questo caso, sono passati tanti anni, ma un aumento così spinto dei prezzi sembra purtroppo giustificato da altri fattori, non ultimo la necessità di Nvidia e dei partner di svuotare i magazzini dalle tonnellate di schede di generazione 3000 ancora invendute per il drastico abbassamento della domanda dovuto a voi sapete cosa. Dall'evento Nvidia arriva anche altro, perché è stato annunciato anche l'arrivo a ottobre dei primi prodotti dedicati
dedicate all'accelerazione del calcolo dell'intelligenza artificiale basati sulla nuova architettura Hopper. Hopper naturalmente è un nome che evoca e omaggia Grace Hopper, un'altra figura storica dell'informatica che tra le altre cose ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di COBOL e ha anche inventato il termine bug. Hopper arriverà su Nvidia H100 che porta tantissime novità come Transformer Engine e le istruzioni DPX, cosa che non ho assolutamente approfondito ma che vi butto lì perché così sembra che ne so tantissimo. Comunque vi lascio tutti i link da Hardware Upgrade, così in descrizione andate e vi leggete tutto, e già dalle prossime settimane dunque i principali produttori di server inizieranno a portare sul mercato le prime soluzioni basate su H100 e già diversi centri di ricerca hanno annunciato che i nuovi supercomputer includeranno i chip Hopper, oltre naturalmente a tutti i principali servizi cloud che offriranno delle istanze basate su questi processori. Era tutto, puntatone dedicato a Nvidia, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima, ciao!